La partecipazione ieri di circa 300.000 turisti, campani, napoletani che hanno approfittato di questa bellissima giornata, di un'aria solo per loro, quindi, ed è uno spettacolo straordinario, è basta vedere oggi i filmati, la presenza anche ieri, che è andato in giro per il mondo. Quindi un grande evento sportivo serve a rilanciare l'immagine, a non nascondere i problemi, che sono tanti, ma se uno deve affrontare in termini positivi con delle scelte che devono essere scelte di rilancio per la nostra città, per la nostra regione, anche in termini appunto di credibilità, di qualcuno che sa organizzare bene gli eventi, che c'è un'intesa istituzionale che è legata all'interesse dei cittadini. Poi ci sono sempre le differenze in politica, ma quando bisogna fare le cose bisogna farle insieme nell'interesse di tutti. Quindi questa è una buona esperienza. Io ricordo anche quello che aveva detto il Presidente del Consiglio qualche giorno fa venendo a Napoli, quando ha ricordato il modello Pompei, un modello che abbiamo voluto noi, di un grande attrattore culturale, di un bene dell'umanità, dove abbiamo messo insieme un grande finanziamento europeo, un grande progetto, abbiamo messo insieme la filiera istituzionale.